Nel girone di ritorno l'Inter si aggiudica il derby con il Milan, questa volta per 1-0, e affonda i rossoneri a 8 punti di distacco dalla testa della classifica. Soltanto una cosa ha riscattato uno dei più brutti derby della storia, il risultato. Ha vinto l'Inter e almeno la metà dei milanesi questa sera sorride. I 660 milioni spesi dal pubblico di Milano sono stati trascurati da chi aveva il compito di fornire spettacolo dignitoso. Ma se l'Inter, tutto sommato, non aveva interessi a cacciarsi nella mischia, il Milan ha gravemente peccato di scarsa combattività, oltre che per broccaggine riaffiorata in quasi tutti i settori. I campioni insomma hanno perso l'occasione per riscattare un campionato modesto, hanno consegnato lo scudetto ai cugini senza battersi. A 13 minuti dal termine il gol che decide, ve lo proponiamo due volte. Autore Oriali, preziosi collaboratori Altobelli sui colpi di testa e Muraro. Un gol in equipe, proprio di quelli che piacciono a Eugenio Bersellino. L'Inter doveva controllarlo questo incontro, lo 0-0 ci andava anche bene, abbiamo dimostrato in passato e c'è stato persino rimproverato che sappiamo misurare le nostre forze e non fare eccessi inutili che possono essere controproducenti. Siamo stati tranquilli finché abbiamo desiderato esserlo. A un certo momento ci ha preso lo sfizio di fare un gol e Oriali l'ha messo dentro con delicatezza. Per voi sono sfizio. Sì, uno sfizio, insomma eravamo lì in tanti, volevamo gioire. Poi non volevamo che il sostituto di Albertosi si esaltasse troppo. Poi ha fatto una grande parata all'inizio, altre parate notevoli nel secondo tempo, Bordone ha fatta una anche lui e a un certo momento ha detto beh, chiudiamola lì. 10 punti di differenza in classifica col Milan, secondo me ci stanno tutti.